Raga, non ce la faccio più a tenere tutto dentro. È un po' di tempo che mi sento strano. Innanzitutto premetto che questo video avrà veramente pochissimi tagli e non mi sono scritto assolutamente niente, è proprio una conversazione così. Io che faccio quando mi sento in difficoltà, quando attraverso periodi brutti? Io prendo questo bel libretto qui, la Bibbia, sfoglio, leggo, prego, perché Dio è stata una parte essenziale della mia vita dai 4-5 anni fa, da quando, non so raccontarvi nei dettagli, ma da quando ho fatto un incidente importante. E niente, mi ha aiutato e mi sta tuttora aiutando a attraversare periodi difficili, ma anche periodi belli, d'altronde. Stavo leggendo un passo della Bibbia che dice: chiedi e ti sarà dato. E siccome io non ho mai chiesto in vita mia, ora mi viene da piangere. Siccome non ho mai chiesto in vita mia, sono qui a chiedere a voi di ascoltarmi per una volta, per favore. Molte di queste cose che dirò non le sanno neanche i miei genitori. Infatti non so neanche perché le sto dicendo così davanti a non so quante migliaia di persone che vedranno questi video, tutte queste cose. E oggi sono qui perché voglio raccontarvi cosa mi è successo questi 4 anni e voglio buttare fuori tutto quello che mi sono tenuto dentro da solo questi anni che per me sono stati veramente difficili. E su quello che alla fine sarà il mio futuro l'anno prossimo. Da quando sono piccolo ho avuto sempre un sogno nel cassetto, ma d'altronde chi è che non ce l'ha? Volevo giocare negli Stati Uniti, cosa che sono riuscito a fare per 2 anni. L'anno scorso è stato il mio secondo e ultimo anno al college, poi vi spiegherò anche perché. Non sono riuscito a arrivare a livelli massimi, che sono quelli di Division 1 in America, anche se c'erano tutti i presupposti e le opportunità per arrivarci, ma Dio ha una strada per tutti e credo che se non mi ha fatto percorrere questa strada è perché evidentemente non era la mia. 4 anni fa, quando sono uscito dalle giovanili del Bassano, a parte che, vabbè, ora non mi reputo una persona matura, ma ero veramente stupido al tempo. Sono uscito dalle giovanili con una mentalità veramente povera, priva di tutto quello che so adesso. Cioè, se fossi tornato 4 anni fa, se tornassi indietro 4 anni fa con la mentalità che ho adesso, probabilmente cambierebbe veramente tutto. Vabbè, comunque sia, esco da Bassano, l'anno del Covid, quindi l'anno dove tutto è bloccato, convinto di ottenere una borsa di Division 1 per gli Stati Uniti, cosa che non succede, e quindi rimango senza squadra a settembre-ottobre, che oltretutto era l'anno del Covid, quindi i campionati iniziavano a gennaio-febbraio, ora non neanche mi ricordo. E lì iniziò il mio declino mentale e emotivo. Trovandomi senza squadra a settembre, grazie a connessioni varie e amicizie di amicizie, perché tanto l'Italia funziona così, sono riuscito ad andare almeno a fare preparazione giù ad Agrigento, quando i ragazzi facevano la Serie B, e Agrigento mi ha accolto veramente come fossi un loro giocatore, infatti le ringrazio tutt'oggi, anche se veramente non c'entravo niente né in quella categoria né nella società, perché ovviamente non facevo parte della squadra. Arrivato a dicembre, il mio nuovo procuratore, perché nel frattempo l'avevo cambiato, perché veramente non ci capivo un cazzo, ma non ci capisco un cazzo tuttora di procuratori, mi trovò questa occasione a Giulianova in Abruzzo in Serie B, dove riuscì a conquistarmi un posto nella squadra. Da lì tutto bene, se non fosse che mi lasciai con la mia prima ragazza, uno degli errori più grandi che feci, raga. Infatti ora non voglio dire a nessuno di fare quello che ho fatto io, ma cioè, non state così tanto male per una persona, non ha senso, anche perché poi quando vi passa non ne raccogliete le conseguenze. Più o meno da gennaio fino a marzo ho passato uno dei periodi più brutti della mia vita dopo questa rottura, anche se, cioè, se ci penso ora mi viene da ridere,
Ma la cosa è seria, e quei mesi mi dovevano servire un attimo per farmi le unghie nei campionati senior italiani, cosa che non feci purtroppo. Iniziai bene, ma neanche troppo, perché veramente, raga, non riuscivo neanche. C'erano giorni che non riuscivo a mangiare, c'avevo stomaco chiuso, mangiavo e vomitavo. Una vera e propria. Non lo so, c'era qualcosa dentro me che non funzionava. Comunque sia, finisco l'anno veramente male per questi problemi. Che oltretutto, ripeto, non ne ho parlato mai a nessuno e con nessuno, è una cosa che ho sbagliato. Infatti, se tornassi indietro, se dovessi tornare indietro, ne parlerei veramente con persone che hanno studiato e che sanno di queste cose, ma anche con la famiglia, raga, perché veramente loro posso darvi una mano. Cosa che non mi è stata data, ma perché colpa mia, non ho chiesto aiuto a nessuno. Ed è per quello che riprendo sempre il passo della Bibbia che dice: chiedi e ti sarà dato. Perché più parlate, raga, più chiedete e più avrete in cambio. Cose buone, ma se negative, poi dipende da quello che chiedete, però quello si va nei dettagli. Finisco l'anno a Giulianova e felicissimo che fosse finita, come se avessi fatto qualcosa, capite? Cioè, al tempo avevo quella mentalità lì, non vedevo l'ora di tornare a casa, come se avessi buttato via praticamente del tempo che poi volevo che fosse la mia vita, perché alla fine la pallacanestro è la mia vita, spero che lo sarà per tanto tempo, ma ero felice di scappare da questa situazione, si era creata una situazione così tossica che io non mi trovo più bene a giocare a pallacanestro. Non ero più felice. E vabbè, sta di fatto che finisco l'anno a Giulianova, torno a casa felicissimo di tornare a casa, cosa sbagliatissima, e faccio un'estate rinchiuso in palestra a lavorare su me stesso, arrabbiatissimo di tutto quello che mi stava succedendo, ok? Fortunatamente a metà dell'estate sono riuscito a trovare una borsa di studio per coronare il mio sogno, tra virgolette, perché alla fine non l'ho coronato completamente, ma a metà di quello di trovare una borsa di studio per gli Stati Uniti e giocare in un junior college Midland, Texas, quello in cui mi avete visto, raga, portare contenuti e giocare poco, perché poi vi spiegherò anche il perché. Vado negli Stati Uniti, a primo impatto non sono quello che mi sembravano, raga. Tutti pensano del sì, sogno statunitense, sogno americano, ma alla fine non è quello di cui si crede, raga. Dall'America ho preso tanto, ho imparato tanto, ho imparato l'etica del duro lavoro, ho imparato a controllare quello che potevo controllare e non a cercare di controllare quello che facevano gli altri, anche perché non c'è controllo su questo, cosa che ho sbagliato tutta la mia vita. E vabbè, parto per gli Stati Uniti, i primi mesi vanno benissimo, mi conquisto un posto da titolare, migliore tiratore della nazione, del Texas in questo caso, venivo postato su pagine europee, Eurohoops, queste cose qua, avevo il 50% da 3 punti, mi contattavano coach di D1, di D2, ovunque, venivo contattato veramente ovunque, ero considerato un giocatore coi fondamentali, non forte ma coi fondamentali. Stavo giocando bene, stavo andando bene finché tutto d'un tratto ricado in qualcosa di mentale. Che mi butta completamente giù, raga. E ci ricasco come un vortice, come se fosse l'anno prima. E da più o meno gennaio inizio veramente a subire dei cambiamenti fuori dal campo, però tutti gli sportivi sanno che la vita all'interno del campo dipende molto dalla vita anche fuori dal campo, quindi ho smesso di rendere e tutto quanto. E sono tornato a vedere alla fine dell'anno la pallacanestro come se fosse una cosa da cui andare via e non come se fosse una cosa dalla quale avvicinarsi, comunque la mia vita, quello che provo ora per la pallacanestro, no? Libertà, freedom. Pace, tranquillità, serenità. Torno a casa d'estate con problemi seri alla schiena dovuti al fatto che ho giocato veramente da dicembre su piccole contratture, cose che alla fine non sono neanche fondamentali, ma che se non curi è un'altra cosa che ho imparato, la cura del corpo, ragazzi. Curate veramente il vostro corpo allo sfinimento. E è stato
sta di fatto che queste contratture me le porto dietro tutt'oggi dopo 2 anni e mezzo. E ci sono stati periodi in cui questi 2 anni e mezzo che sono stato veramente fermo 1 mese per problemi alla schiena, e a 20 anni non è normale avere questi problemi qui, oltre a tutti i problemi fisici che ho avuto durante questi anni. Comunque torno in Italia felice di andare via, felicissimo di andare via, perché l'America non mi era sembrata quello che avevo voluto. Il mio sogno era un po' stato messo nel cassetto, per così dire, però decido di tornare in America perché a fine estate capì che la cosa importante, cioè ci avevo creduto fino in fondo, no? Credevo che comunque volevo giocare Division 1, quindi alla fine di tutto cos'è che potevo fare per arrivare? Qual era la soluzione migliore? Era giocare in Junior College e farmi vedere. Il secondo anno, consapevole del fatto che potevo far bene, dell'anno prima avevo commesso errori, l'anno prima avevo capito quali non dovevo commettere per arrivare a quel livello. E cosa succede? Succede che appena arrivato là, probabilmente le 2 settimane in cui mi sono allenato di più in vita mia e che non ho veramente preso cura del mio corpo, mi allenavo, raga, non sto scherzando, dalle 6 alle 7 ore al giorno, in tranquillità, compreso di tutto ovviamente, quindi allenamenti di squadra, allenamenti da solo individuali, pesi, sessioni di tiro con la shooting machine. E sono arrivato ad avere la prima settimana una tendinite, però non so se è collegato il tutto, perché non ci ho capito veramente un cazzo quando mi sono fatto male. Però ho veramente tirato così tanto, ho sforzato così tanto la mano destra, che dopo 2 settimane, veramente per un contatto innocente che mi hanno fatto questo alla mano, mi sono rotto il quinto metacarpo in maniera molto lieve la prima settimana. Il problema è che avevo così tanta voglia di dimostrare a tutti che ero lì per un motivo e avevo voglia di rimettermi in gioco dall'anno precedente, dai 2 o 3 anni precedenti, perché avevo capito quello che volevo finalmente quest'anno. Decido di non fermarmi pensando che fosse una cosa da niente, gioco sopra 1 settimana finché la mia mano non si atrofizza completamente dopo 1 settimana, a quel punto capisco che forse c'è qualcosa che non va. Rottura scomposta del quinto metacarpo, che non mi consente di giocare da settembre, quindi da quando arrivi negli Stati Uniti, più o meno il 14 di agosto. Da settembre sono stato infortunato e mi sono rimesso in piedi a dicembre. A dicembre torno in Italia perché avevo bisogno di casa, perché l'anno prima ero andato da un mio amico a Sacramento in California, ve l'ho raccontato anche in altri video, raga, in quella facility dove ho conosciuto Kevin Durant, Ben McLemore, Channing Frye, Deshaun Hyler, quello di Ascensi U, tutte persone che veramente mi hanno aiutato con dei consigli essenziali. E comunque torno in Italia 2 settimane a dicembre per un attimo staccare, per rimettermi in forma, perché comunque ero appena tornato dall'infortunio alla mano. Mi alleno con la mia società di casa, che per chi non lo sapesse, raga, io sono d'Arezzo. Mi fa piacere un botto quando mi vedete qui per strada e mi chiedete: oh, ma sei d'Arezzo? Sì, raga, io sono d'Arezzo. E sta di fatto che mi alleno veramente bene per 2 settimane, anche a Natale, raga, cioè veramente ero diventato un folle, una roba che non c'aveva senso. Cioè il giorno di Natale veramente mi sono andato 3 volte, sono andato via dal pranzo di famiglia prima per andare a allenarmi, cioè comunque avevo raggiunto quel tipo di mentalità che dovevo per forza raggiungere quell'obiettivo. E tornato in America ero strafelice, ero più in forma degli altri, correvo il triplo, mi ero rimesso in forma, e la cosa più importante di tutte, raga, è che sapevo cosa volevo e ero consapevole che ce l'avrei messa tutta per raggiungere quello che era il mio obiettivo predisposto a fine stagione, ovvero ottenere la borsa di studio per la Division 1. Succede che dopo 1 settimana che faccio pesi, la mano mi crolla di nuovo e mi rompo di nuovo nello stesso punto il quinto metacarpo della mano destra, per la seconda volta consecutiva praticamente, dopo 2 settimane. E ancora mi ricordo la scena. Che il mio vice allenatore mi venne lì mentre dopo essermi rotto la mano, perché lo senti quando te la rompi di nuovo,
mi sono rotto la mano la seconda volta facendo panca piana, capito, raga? Capito che sfiga ho. E è venuto lì, mi ha abbracciato, ha detto che sarebbe stato tutto ok, ma io sapevo che non sarebbe stato tutto ok, entro in un circolo vizioso che è veramente imbarazzante. E poi vi metterò delle foto in sovraimpressione. Io ero arrivato a quel punto, raga, a pesare 93 kg, ero in una forma che era stratosferica per quello che sono sempre stato. Io sono sempre stato un ragazzo magro, non atletico. Ero arrivato, raga, a fare ISBE, windmill, cose che non ho mai fatto in vita mia, pesavo 93 kg, chilo forma, veramente. E inizia veramente il declino, di nuovo mano rotta, tutto quanto. Inizio per la prima volta a parlare con uno psicologo serio, che non è uno psicologo dello sport, è veramente uno psicologo serio che mi hanno veramente consigliato in America perché la mia testa vagava, raga, cioè. Sta di fatto che il periodo più buio della mia vita sono stati gli ultimi 3 mesi e mezzo, dopo che mi sono rotto la mano la seconda volta. Anche perché durante questo lasso di tempo ho firmato la release della mia borsa di studio, quindi ho deciso di non tornare più negli Stati Uniti, perlomeno in quella scuola, perché ero arrivato a un punto che non riuscivo veramente neanche più a vedere i miei compagni di squadra perché mi ricordavano veramente tutte le sensazioni negative che ho provato in quei 2 anni e sono state veramente tante, raga. Quindi sommando questi 2 anni all'anno prima, diciamo che non è stato molto semplice. Credo che in 365 giorni moltiplicato per 3 io sia stato senza pensieri forse una quindicina di giorni, senza pensieri matti un po', diciamo così. E sta di fatto, vi metto anche le chat con l'allenatore di quell'anno, di quest'anno, il mio ultimo anno negli Stati Uniti, perché veramente non riuscivo neanche ad andare agli allenamenti, raga, non riuscivo neanche ad andare a vederli, stavo male, mangiavo, vomitavo, cose folli che non avevo mai veramente mai provato in vita mia. Ovviamente tutto questo è ignaro a tutta la parte italiana, quindi amicizie, famiglia, fidanzata, e veramente non lo sa veramente nessuno, raga, mi fa ridere sta cosa perché lo sto dicendo di fronte a una cazzo di telecamera e quando dovevo dirlo non l'ho mai detto a nessuno. Però siamo qui. E quindi niente, sono tornato in Italia con il dubbio se continuare a giocare a basket oppure no, perché comunque uno sport che ti ha dato così tanto, ma che ti ha tolto così tanto. Non so se ce la facevo a continuare. E ci ho veramente riflettuto tanto. Ci ho veramente riflettuto tanto, ho veramente chiesto consiglio a nessuno, solamente a Dio. È stata una decisione veramente sofferta, sofferta più o meno, poi vi spiego anche perché le dinamiche della cosa. È stata sofferta perché non volevo buttare il mio corpo e la mia mente in qualcosa che mi aveva fatto così male negli ultimi 3-4 anni e non sapevo neanche cosa avrei fatto del mio futuro perché veramente ragazzi ora ho veramente compiuto 22 anni da 3 giorni, non so neanche quanto e per la prima volta dopo 4 anni mi sento un po' sollevato. Leggermente. Quindi dopo veramente un mese fa ho preso la decisione di rimanere a giocare in Italia e ho iniziato a cercare squadra e finalmente è arrivata l'opportunità che stavo aspettando. Infatti l'anno prossimo andrò a giocare alla Power Basket Salerno in Serie B. Innanzitutto li devo ringraziare perché veramente hanno creduto in me e parlando veramente con la dirigenza, l'allenatore, mi hanno fatto sentire a casa come non mi sono sentito negli ultimi 3-4 anni. E sono felice perché in questo momento mi sento di aver capito qual è il mio rapporto con la pallacanestro e aver capito
che la pallacanestro sia la mia vita, ma non mi può togliere così tanto all'esterno del campo, diciamo così. E ho firmato veramente pochissime settimane fa, non vedo l'ora di iniziare perché finalmente vedo la luce in fondo al tunnel. E sono pronto veramente a riniziare a lavorare come sono stato abituato una volta. Non vedo l'ora di arrivare in terra salernitana, di incontrarvi tutti e di iniziare veramente a allenarmi perché non ce la faccio più a stare lontano da un campo da pallacanestro. E vedete, cioè vedete la pallacanestro cosa fa nella mia vita? Mi fa star male sia da un punto di vista, mi fa star male sia da un punto di vista e mi fa sorridere dall'altro, quindi la pallacanestro è questo, ragazzi, e spero che questo video vi sia piaciuto. Ci sono tanti consigli, tante cose che potete tirare fuori da questo video per non poterle fare. Non voglio che cadiate nei miei stessi errori, quindi, ragazzi, se avete problemi, parlatene con qualcuno. Chiedete che alla fine vi verrà dato. Ringrazio Dio per questa occasione, ovviamente. A parte le zanzare che ci sono, raga, vi voglio un mondo di bene, grazie veramente per sostenermi, mi avete tenuto a galla fino ad ora. Se sono a galla è solo grazie a voi, solo grazie a voi. E niente, let's get to work, that's the only thing I know.